Perché Slemix? E quali sono? Ci puoi dire qualcosa per quanto riguarda il brano inedito che hai recitato stasera? Dunque, Slemix perché è un invito che mi ha rivolto un caro amico, Marco, filo di Agenzia X. E perché in Conchetta in tutti questi anni sono venuto molto poco e volevo far sentire invece che riguardo alle vicende che il centro sta attraversando, sono con loro e hanno tutta la mia solidarietà. Ah, sull'inedito, l'inedito è un capitolo tratto da un romanzo che sto scrivendo che ha un titolo di lavoro. Non so se vale neanche la pena dirlo, perché forse probabilmente cambierà. Però è in larga misura la storia di un pugile un po' attempato, che deve tornare sul ring. E quindi, come sempre accade, per tutti quelli che fanno sport di un certo tipo, sport di contatto, pugilato, è comunque sempre una ricerca profonda di identità. Il problema che il nostro eroe incontrerà è di natura molto diversa rispetto a quello che si attende. Non è la difficoltà, l'impegno di allenarsi di nuovo ad alti livelli, non è fare i guanti con pugili più giovani, più preparati, non è nulla di tutto questo. Sono problemi che hanno a che fare con l'immagine di sé e con probabilmente la perdita anche della ragione. E come mai la scelta del pugile? Perché dipende da come uno autorappresenta se stesso. Tra le attività che svolgo, probabilmente quella che è più vicina alla mia essenza è quella di istruttore di uno sport di combattimento. Io insegno boxe thailandese da moltissimi anni ed è una mia identità molto profonda. Non ho mai scritto niente, né sul pugilato, né su questo tipo di mondo perché si cade sempre molto facilmente negli stereotipi. Ho aspettato che mi venisse fuori una storia che poteva avere al centro come protagonista solo un pugile. Non mi interessa fare i romanzi sul pugilato, cioè, è un'altra cosa, è una vicenda che in senso lato potrebbe anche non avere nulla a che fare poi con la boxe, è semplicemente qualcosa che capita a una persona nell'Italia del 2012.